Campo Food Spring, e anziché fare 5 minuti faremo 35 minuti e lo faremo calistenico, e ti serviranno due pesi, ti servirà un tappetino che è antiscivolo e ti servirà te stesso, ti servirà il proprio tuo peso corporeo. Workout aminos, aminoacidi energizzanti perfetti per quei momenti quando ti viene quella biocco, diciamo, non c'ho tanto voglia di allenarmi perché mi sento appesantito, è troppo difficile. E così, se prendi workout aminos circa 15-20 minuti prima di iniziare il vostro allenamento, sentirete tantissima energia. E l'altro è il nuovo protein cream. Questo protein cream è goloso, cioè non vengo da te e dico: oh, sai, dimagrirai perché mangi un protein cream. Però ognuno di noi abbiamo momenti dove vogliamo una dolcezza, vorremmo regalarci un momento di relax, e protein cream ci permette di avere una crema spalmabile, povero in zucchero, ricco in proteine. Ci sono i grassi, ma i grassi non fanno male, specialmente se li mangiamo in giusta moderazione. Però quando vuoi un dolce, ok, c'è il nuovo protein cream a sapore di pistacchio, molto goloso. A me piace anche il salted caramel, che è caramello salato, che mi piace perché è un gusto, diciamo, della mia infanzia. E adesso andiamo a fare i nostri 35 minuti di lavoro insieme. Ok, cominciamo con il nostro riscaldamento, ok? Avete bisogno di due pesi, mi consiglio di mettere questi due pesi in auge o alla parte superiore del vostro tappeto. Scendiamo giù divaricando le ginocchia e andiamo semplicemente di raccogliere il pensiero di fluid, e di partire e fare una sorta di isolamento mentale. Lasciate tutti i pensieri al di fuori del vostro tappeto. Ci sono tanti pensieri in questi giorni, troppi pensieri in questi giorni, e a volte per abbassare l'ansia, lo stress, un sano allenamento di fluid ci aiuta. Non cambia nient'altro che il nostro stato interiore, che è quando c'è molto molto problemi. È importante di avere un stato d'animo, non dico pazzesco, però almeno non troppo stressato. Che stendo la gamba sinistra. Quando io vado a lavorare in calistenico, chiamo sempre la mia gamba, non lavoro a specchio, ma lavoro con la mia gamba, che è ancora a sinistra. E in due, e in tre, e rimango, abbasso quella gamba e stendo l'altra gamba. 8 e 7. Solo per ricerca del riscaldamento, un ricerca del nostro potenza, nostra forza. Poi andremo a lavorare in heat, 7 esercizi per 2 cicli, ok? Proprio per tonificarci al massimo. Piego le gambe e sollevo. A questo punto voglio semplicemente che quasi che vai più possibile su la luce, addominali tesi, trattieni per 4, per 3, per 2, pieghi giù i piedi, stendi la destra, trattieni e sollevati su la dita della sinistra, provate di sollevare anche la sinistra per 4, per 3, per 2, mano giù, cambio gamba stendendo la sinistra, prima passo di salire su la polpastrella sul braccio destro per trovare l'equilibrio per 4, per 3, per 2, mani giù, spingi indietro, oh, downward looking dog, pedalo, 4, 3, 2, spingo indietro con i fianchi, poi pieghi le gambe, adesso avanzo come se fossi Spider-Man, o sai quando Batman andava sopra, vedevi gli anni 70, okay, sembrava che camminavano sopra il palazzo, ok, spingo con le braccia che mi bloccano e le gambe che avanzano, è semplicemente un movimento di avanzamento, è come se stessi gareggiando con me stesso, per 4, per 3, per 2, and 1, mani frontali, gambe in avanti, stendo in su, espiro in giù, inspiro completamente, braccia sollevano sopra la testa, ritorno centrale, di nuovo su, espiro in giù, perfetto, mani giù, gambe indietro, e adesso sono in plank, questa volta mi sposto sulla mano destra, braccio sinistro in avanti, per 4, per 3, scendo con i fianchi,
tengo i fianchi paralleli, sollevo la gamba destra per 4, 3, 2, cambio. Mi sposto prima sulla mano sinistra, stendo il braccio destro, abbasso il fianco e poi tento di sollevare la gamba sinistra. In disequilibrio per 4, per 3, per 2, mano giù, scivolo indietro, respiro, sollevo la gamba destra viene su, apro l'anca, poi porto il ginocchio di nuovo su e la porto incrociato, tocco la gamba, il gomito sinistro, stendo la gamba in avanti, sollevo il braccio, la tengo per 4, per 3, per 2, guardo giù, porto il ginocchio centrale, la porto di fronte a me e prendo i pesi, li porto indietro, porto su, ok, e scendo tenendo la mia a fondo, apro le braccia, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego le braccia giù, scendo con le gambe, ok, prova di utilizzare le gambe e non la schiena per spostarti, mani giù, torno in plank, scendiamo in 3 a metà strada, 3, 2, 1, inspiro su, espiro indietro, tallone giù, allungo, recupero, sollevo la sinistra, apro l'anca, tira, 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 stendo la gamba in su, lo porto in avanti dove il ginocchio sinistro tocca il gomito destro, poi scivolo in avanti con quel, è una sorta di side plank strano, e la tengo per 4, per 3, per 2, mano giù, torno centrale, porto il piede tra le mani e vado a trovare i miei pesi, mi torno indietro, trovo il mio high lunge, stendo la gamba destra, gomiti piegati, apro le braccia e vado, spinta in 8, 7, scendi con le gambe, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gomiti giù, scendo giù, vengo in avanti, controllo con le gambe, mani a terra, porta le gambe indietro, vengo in avanti, scendo in 3, in 2, 1, inspiro in su, espiro in giù, guardo di fronte a me e facciamo due balzi in avanti, 1, 2, stendo su, scendo giù, prendo il peso. Questa volta giro il peso e porto le gambe giù, mani in avanti, ok? E semplicemente uso il peso come un aggiunto, come un peso aggiuntivo o una resistenza aggiuntiva. Poi stendo in giù, allungo il peso di fronte a me. Guarda, i fianchi vanno di là, i bracci vanno di là, sento l'allungamento. Appoggio il peso, piego le gambe, gambe indietro, vengo in avanti in 4, in 3, in 2, inspiro in su, espiro in giù, sollevo la destra, apro la gamba, stendo in su, porto il ginocchio a sinistra, stendo la gamba, apro, sollevo da qui, da sotto, per 4, per 3, per 2, braccio giù, ginocchio centrale, porto in avanti la destra, prendo i miei pesi, questa volta rimango giù, bicep curls, 8, 7, piano piano, 6, non dobbiamo andare in velocità, dobbiamo stare in discesa,
4, usa le gambe, 3, ancora, 2, 1, scivola in avanti, poggio i pesi senza inchinare troppo la schiena, scendo giù, porta le gambe indietro, porto giù, in 3, 2, 1, inspiro in su, espiro in giù, sollevo la sinistra su, porto la gamba in apertura, guardo sopra le spalle come se stessi provando di toccare la spalla con il piede, stendi sulla gamba, ginocchio sinistro, tocca la gamba, braccio destro, stendo, sollevo le anche, addominali tesi, senti la spinta da sotto, dal lato sinistro del corpo per 4, per 3, per 2, braccio destro giù, porto il ginocchio in su, vengo in avanti in high lunge, porto indietro i miei pesi, scendo giù, bicep curl, 8, scendo, 7, scendo con le gambe, 6, stendi la gamba destra, 4, 3, ancora, 2, ancora, 1, vengo in avanti, appoggio, trattengo, mani giù, scendo giù, andiamo, 3 per 3 vuol dire scendo, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, scendo, 3, 2, 1, inspiro, espiro, torno indietro e recupero. Eccellente. Facciamo un balzo, due balzi in avanti, vengo in avanti, stendo, scendo, inspiro e torno centrale, di nuovo su, scendo completamente, chiudo i piedi, prendo il mio peso, andiamo a fare stacchi, però stacco è fatto in diversi, diciamo, momenti, così, prima stacco e schiaccio i glutei, schiaccio i glutei in avanti, ok, non è la schiena che ti sta lavorando ma le gambe, perché spingo all'interno delle mie gambe, schiaccio, porto i glutei in avanti, quando vengo giù stendo, i fianchi vanno indietro, allungo bicipite del femorale, torno, accorcio se necessario, perché se vieni troppo giù e tocchi per terra voglio che sentite il lavoro del peso, su, talone insieme, glutei insieme, schiaccio, scendo stendendo le braccia, vado incontro bilanciamento con le gambe, ancora uno, schiaccio, vengo su, schiaccio i glutei, scendo giù e a questo punto riappoggio il mio peso, divarico le mie gambe e vado in squat. Adesso da qui portiamo il peso sulla gamba sinistra, sollevo la gamba destra, lo porto indietro e faccio un affondo. Senza salire, torno in avanti. Sollevo la sinistra con il peso sulla gamba destra, torno indietro, vado in un affondo, ma senza salire, rimango giù, porto quella gamba in avanti e squat. Su, sollevo. Torno indietro, fisso un punto solo perché diventa più facile, scendo, spingo su quella gamba, senza salire con le gambe, squat, destra, sollevo la gamba, torno indietro, trattengo, rispingo sulla destra, ma il busto rimane in avanti, così lavoriamo tanto 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 sui taloni, ok, torno indietro, ascendo, busto in avanti, rimango accovacciato sopra le gambe e squat. Ultimo, vado. Abbiamo ancora 2 minuti di riscaldamento. Dopodiché andremo sulla fase heat del nostro allenamento. Rimango qua, scendo adesso, sollevando i talloni e scendo in 8, 7, 6, 5, 4, 3, talloni giù, 2, 1, scendo indietro, high boat per 4, 3, 2, low boat, 4,
tre, se vuoi, allunga anche le braccia sopra. Uno, porta la destra in avanti, salgo, scendo con quel piede. Porta la sinistra in avanti, salgo, scendo con il tallone, porta anche le spalle su. Destra in avanti, salgo, scendo. Ci manca un minuto e 10 secondi, poi saliamo su, cominciamo con il lavoro HIIT, misto, con i pesi, con i fluid, tutto per fare il movimento e poi fare un calistenico un po' diverso dal solito, movimenti nuovi che magari ti stimolano aree, zone del tuo corpo che non eri abituato da utilizzare. 45 secondi, scendo, controllo, dammi ancora questa, su, and scendo, ritorni in high boat per 4, per 3, per 2, relax, giù, recupero perché abbiamo 24 secondi prima che cominciamo con il nostro primo esercizio che sarà con i pesi, ok, venite su, 15 secondi. Ok, con i pesi, sumo, nostro primo esercizio, 50 secondi, divarico le gambe, 7 secondi, voglio che le ginocchia sono divaricate, seguono il dito medio del piede e apro, ok, scendo e torno, ok, scendo, torno, piccolo, cioè proprio affondo con quelle anche. Puoi anche non ritornare troppo su, perché voglio che stai lavorando. Tutto lentamente, controllando ogni fase del movimento. Aggiungiamo il peso, aggiungiamo tutto quello che rende più impegnativo l'esercizio. Ovviamente il peso può essere, diciamo, il variante può essere più pesante, meno pesante, senza peso. 5 secondi, rimani qua, per 4, 3, 2, piego le braccia, scendo giù. Ok, down dog, up dog, non è veloce, 5 secondi, potete farlo anche con le gambe piegate volendo, sono 50 secondi, vengo avanti, scendo, inspiro su e torno indietro. Questo è un movimento molto completo, ma non è veloce, è ponderato, è lento. Magari fai solo 3-4 volte. La cosa importante è di sentire quanto è total body, fluid e calistenico. Calistenico è il corpo che lavora insieme per darti i risultati. Se questo è troppo difficile, piega le ginocchia e lo scendi giù e torni su. E torni in down dog e scendi giù e scendi giù e torni in down dog, 5, 4, 3, 2 e su. Ok, adesso andiamo a fare un side plank particolare. Io porto il ginocchio destro al gomito destro e stacco la sinistra per 4, per 3, per 2, cambio lato. Sinistra su sinistra, stacco braccio destro, per 4, 3, 2, torno indietro, cambio di nuovo, qua, stendo, 4, 3, 2, torno indietro, cambio, stendo, e 4, 3, 2, torno indietro, flirtando con il nostro equilibrio o disequilibrio o la forza di gravità. Ci sono movimenti che ci stimolano di fare di più, che ci costringono di fare di più, che ci mettono alla dura prova. 3, 2, 1. Ok, adesso Warrior 2, solo con la gamba destra, ok? Facciamo tutti 50 secondi. Allora, questo è Warrior 2, siamo qua in Warrior 2. Torno indietro e torno su. Spinta. Trattengo, sollevo, equilibrio, spingo, scendo, torno su, equilibrio, scendo, divarico, torno indietro, equilibrio, fisso un punto solo, scendo,
torno, sollevo, schiaccio con la gamba di sostegno, quando torno indietro, torno su, vai, warrior 2, torno indietro, sollevo, warrior 2, torno indietro, ultima 4, ultima 3, ultima 2, 1, ok, andiamo dall'altra parte, cambiamo l'altra gamba. Fallo rallenti, neanche tanto veloce che stiamo. Warrior 2, torno indietro, sollevo, schiaccio, affondo, boom, fermo. Comincio a tornare indietro, qua, sollevo, trattengo, poi ritorno, affondo. Non è veloce, non è al ritmo di musica, è più un, diciamo, dove sono dentro il mio corpo, dove sono con il mio equilibrio, come posso trovare che tutto il mio corpo lavora insieme per trovare centro, equilibrio, forza, potenza, scendo giù, torno indietro, 7 secondi, su, 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 ultima 4, ultima 3, ultima 2, ultima 1, ok, giù, karate interno coscia. Scendo giù, karate lunge, divaricando le gambe a tre, a tre quarti. Allora, passo da gamba all'altra, posso tenere anche le braccia su, ok? Però rimango molto basso e entrambe le gambe devono lavorare. Io per arrivare di qua spingo su il tallone sinistro, per arrivare dall'altra parte spingo sulla destra. Se è troppo difficile mi aiuto con le mani. Se senti del dolore nelle ginocchia, non lo fare, ritorni su e modificare. Quando lavoriamo con fluid non dobbiamo mai sentire dolore sulle ginocchia. Vado, però sempre c'è un momento magico dove dice io sono ad entrambi i lati, ok, c'è più da questa parte, sono in un mondo fantastico tra le due lati. E poi, ok, boat, scendiamo. Andremo da bot centrale a bot laterale, bot centrale, bot laterale. Ok, scendo. 4, 3, 2. Vado su il gluteo destro, stendendo la sinistra sopra le mie spalle. 4, 3, 2. Bot. Poi andiamo dall'altra parte. 4, 3, 2. Torno su. Poi giù lateralmente. 4, 3, 2, centro, su, scendo, 4, addominali tesi, addominali sono fondamentali per il nostro benessere, per la schiena, per la postura, per le viscere, per il centro, per il baricentro se vogliamo parlarlo, 5, 4, 3, 2, 1, 10 secondi e andiamo a recuperare. Oh, ok, abbiamo un piccolo recupero prima di fare il nostro prossimo esercizio, il nostro prossimo circuito, più che altro esercizio. Riporto con me sempre i nostri bellissimi prodotti della Foodspring. Ricordate foodspring.it, ricco di opportunità di mangiare in modo più sano. Ci sono il back protein, che sono un modo per togliere le farine e mettere più proteine. Ci sono le proteine vegane, fantastica per i miei amici vegani. Ci sono le barrette vegane, che sono qualcosa di straordinario. Ci sono protein pancakes, ci sono i muffins, ci sono i brownies, insomma veramente tanti prodotti. E la nuovissima entrata in casa Foodspring è la protein cream pistacchio, che è molto buono. Ok, allora andiamo in sumo, abbiamo ancora 7 esercizi, porto le braccia in avanti e fra 10 secondi cominceremo. Mi raccomando che le ginocchia seguono dito medio del piede, fra 4, fra 3, fra 2. Ok, mentre spingo su, scendo con il peso, torno su ma non completamente, scendo, trattieni, torni, piano piano, scendo. Ovviamente il peso può essere di più o di meno, ognuno deve decidere che cosa vuole lavorare. Come lavorare? Respirando intensamente e profondamente mentre state lavorando.
per veramente avere il massimo di tutto. Continuiamo, scendo ancora 15 secondi, scendo e salgo 9 secondi, poi abbiamo down dog, up dog, che può essere fatto con le rimani 4, 3, 2, piego, vicino, appoggio i miei pesi. Down dog, up dog può essere fatto stile, diciamo, a gambe tese militare o no, scendo, però non è veloce, passi tra down dog, a plank, scendo, allontano il pavimento da me, torno indietro. È un lungo, sono 50 secondi, ripetendo lo stesso esercizio, può diventare tanta roba, ma provi di sentire tutto il lavoro, giù, che la schiena è in questa onda che si gira, su, scendo, sollevo, siamo oltre 4 secondi, torno indietro, relax. Ok, adesso dobbiamo andare a fare quelle side plank con le ginocchia che arrivano lateralmente. Cominciamo con la sinistra, sinistra, sollevo la destra per 4, 3, 2, indietro, destra avanza, sollevo il braccio sinistro per 4, 3, 2, cambio, avanzo, stendo, 4, 3, 2, torno indietro, avanzo, stendo, 4, 3, 2, torno, avanzo, 4, 3, 2, cambio, ancora, 4, 3, 2, torno, ancora, vado, 9 secondi, 4, 3, 2, cambia lato e lo trattieni fino in fondo, stop. Ok, Warrior 2, cominciamo con la nostra gamba sinistra perché abbiamo fatto la destra l'ultima volta. Sinistra, tutto coinvolto, torno giù, vengo su e trattengo, scendo a fondo, torno, trattengo, ok? E io ho notato personalmente, quando stiamo provando di fare l'equilibrio, uno prova di fissare lo sguardo e diventi più equilibrato. L'altro è che quando senti che stai perdendo l'equilibrio, di non agitarti, ma rilassarti. Perché quando mi agito, più probabile che cado. Giù, addominali tesi, sollevo la gamba, trattengo. Giù. Torno, up. Sollevo. Giù. Vai, ultimi 3 secondi. Sollevo, trattengo, 4, 3, e cambio. L'altro lato. Scendo giù, sento una connessione tra la gamba sinistra e la gamba destra, tutto sta lavorando, torno su, trattengo e scendo, inspiro, su, espiro, inspiro, su, sollevo, equilibrio, giù, movimenti diversi, assi diversi. Volutamente strani, volutamente di dire faccio sempre la stessa cosa e poi la stessa cosa diventa troppo facile. Così ogni tanto mischio le carte, mischia l'allenamento, fai cose diverse per uscire fuori dalla tua zona di comfort, fai dei movimenti diversi che ti costringono a diventare più forti and relax. Ok, karate. Karate lunge, scendo giù, ok, tallone giù, ricordate potete usare la potenza solo delle gambe o anche delle braccia, le ginocchia sono leggermente, ok, a 45 gradi, leggermente aperto, spingo giù, passando per centro, sentendo le interne cosce che lavorano, se le mani, se ti danno fastidio le ginocchia, aggiungi le mani a quel punto giusto che ti protegge le ginocchia.
ok? Da una parte senti la potenza, da una parte senti l'allungamento, ok? Busto rimane basso, scendo. Busto rimane basso e scendo. Un respiro, entrambe le gambe sono ancora involte per farmi sollevare, non soltanto uno. Usi tutti e due, il talone che è in allungamento con la gamba che è piegata, così stiamo sempre lavorando. Giù, scendiamo giù, boat è il nostro ultimo esercizio. L'altra cosa che mi piace del nostro heat è che passa molto in fretta. Uno lavori a tempi, dici ma è già finito. Sì, è già finito, che abbiamo già fatto tanto. Allora, 4. 3, 2, sinistra, 4, 3, 2, centro, 4, 3, 2, destra, 4, 3, 2, centro, 4, scendo, 4, 3, 2, su, 4, 3, 2, scendo, addominali tesi, 4, 3, 2, su, 4, 3, 2, scendo, ultima, torno su per l'ultima 3, ultima 2, ultima 1, per 10 secondi cominciamo a scendere piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, and relax. Oh. Allora, heat è finito, finiamo con un altro po' di addominali, perché comunque addominali sono sempre molto molto necessario per avere un corpo, diciamo, forte, specialmente la postura forte. Allora, chiudo i gomiti e le spalle, ok, spalle, gomiti, ginocchia, totalmente, poi vado in estensione. Chiudo e vado in estensione, 2, dobbiamo fare 8, 3, chiudo. Espiro. 4. Espiro. 5. Espiro. 6. Ci mancano 2. 7. Stendo. Ultimo. 8. Stendo. Andiamo in forbiciate per un minuto, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, and 1, 2. Bello tranquillo, se ti dà fastidio il collo, metti la mano indietro la testa. Mai usare, cioè, allora, c'è dolore buono durante l'allenamento e dolore cattivo. Il dolore buono è l'acido lattico, stanchezza, cioè quando senti proprio che stai allenando bene il gruppo muscolare. Dolore cattivo è quello che mette un po' in tiro, un po' sotto pressione la zona cervicale o la zona lombare o le ginocchia. Quello no, non vogliamo un dolore cattivo. E a quel punto modifichi. Braccia indietro la testa, fai soltanto le gambe se ti dà fastidio. Ok? Trova quello che è giusto per te. Non è una gara, non è un giusto, non c'è un sbagliato. La cosa più importante è che lo stai facendo l'allenamento, che stai facendo qualcosa. Ok, andiamo sulla nostra classici plank. Ci piace perché funzionano un minuto. Ok? E in questo viaggio insieme, la cosa è, noi stiamo allenandoci per sentirci vivi. Noi stiamo allenandoci per stressare il nostro corpo in modo positivo per avere un risultato. Noi ci stiamo allenando per sentire quanto siamo forti. Noi stiamo allenando per magari a scoprire gli angoli del nostro corpo che hanno bisogno di essere un po' più coccolati, no? A volte siamo più contratti da una parte. La cosa importante è di non giudicarti durante il processo, ma con un bel sano ironia, ok? Un pizzico di dici, oh, porca miseria, oggi sono forte, oggi sono debole. Però scendere sul tuo tappetino, o sulla tua bicicletta, o sulla tua scarpa di ginnastica, o sul tuo trampolino, o sulle pedane vibranti, o qualunque cosa, vuol dire che comunque hai fatto qualcosa per te stesso. Ok, sollevamoci. Ginocchio in avanti, tocca giù e torna indietro, e avanti e indietro. Io sono grande, grande amante degli addominali, secondo me dovrebbero essere fatti quasi tutti i giorni. Per un po' di tempo, non dico che li ho abbandonati, ma
stavo facendo tantissimi challenge, ok, per la mia palestra online, mi stavo dedicando più ai challenge non agli addominali. Porca miseria, quando mi sono rimesso sotto, come ho sentito la differenza. Così mi sono ridata l'impegno quotidiano delle mie 10 minuti di addominali al giorno. Qui abbiamo fatto, fammi vedere, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, più un altro 5 minuti, vuol dire che mi ho fatto 9 minuti insieme sui nostri addominali. Poi l'altra cosa bella di Fluid è comunque ti permette di fare gli addominali quasi per tutto il tempo che stai lavorando, perché sono coinvolti, il cuore è coinvolto. Ok, ultimi 30 secondi per lato, poi i nostri 35 minuti saranno finiti. È stato un bel allenamento insieme, spero che anziché fare i 5 minuti oggi vi siete piaciuti questi 35, che poi alla fine secondo me era alla portata di tutti, anche se era impegnativo, modificando, cambiando, iniziando, provando, era alla portata di tutti. L'altra cosa, ricordate che se un allenamento è troppo facile, non ti serve una bella amata cippa, ok? Per essere, diciamo, stressata in modo giusto, per avere una crescita muscolare, un miglioramento a livello di fitness, dobbiamo sentire l'allenamento. Altrimenti che allenamento è? Che preparazione atletico è? 4, 3, 2, and 1. Giù. Oh, grazie a tutti quanti per la vostra attenzione, il vostro sudore, e grazie a Foodspring, ok, che è lo sponsor di questo bellissimo allenamento. Spero che vi è piaciuto per questo allenamento Foodspring. Ricordate, su foodspring.it potete utilizzare il mio codice sconto GYT per avere uno sconto sui prodotti non scontati. Vi aspetto sempre sui miei social per comunque tenervi in movimento, perché il movimento è vita.